Eccoci qua, dottor Metz, stasera credo di no, boh, non ho ancora visto le squadre che giocano. No, stasera non gioca, forse dovrebbe giocare domenica. Anche perché non c'è dichiarato, cioè a WhatsApp non ho visto da nessuna parte quali sono i team. Poi non so se sono stati cambiati, diciamo, i metodi. Allora, no, scusa, non ve l'ho scritto perché ti sono stato un po' oggi, sono stato un po' incasinato. Allora, a Rinoli giocano i Project Swag contro l'abbronzato cane di Yugi. Ah. Allora, alle 10:30. Quindi l'abbronzato cane di Yugi questa sera finisce i gironi. Finisce il girone. Anche se in teoria dovrebbe essere. Oddio, l'hanno già finito perché stanno già due vittorie loro. E quindi diciamo che loro in teoria già sarebbero qualificati. Poi alle 22:30, alle 10:30. Sì, perché dal sito purtroppo è aggiornato solo per l'anno scorso. Aspetta, lo sai che? Gelateria del Troll contro Tozzi Mafia Mandolino alle 10:30. Poi alle 11:30 ci sono i Universal Language contro i. Contro il Project Devil. Faccio sempre questa cortesia, se ce lo puoi scrivere su o qui su sì, TS. So, scusate, o qui su TS o qui su WhatsApp. Aspetta, mo torno. Perfetto. Ben arrivato Ricky Mai, Demon Drago con noi. Grazie a Rize123 per il follower. Non l'ha lasciata solo, gli faccio la domanda e sparisce. Onesto. Beh, direi. Mi sto facendo un iconcino apposta per PS. Che carini. Abbiamo quella di Cartman. Eh sì, quella è la l'icona Fiderino. No, io direi un bel microfono anni 60 questo qua. Best Troller, ben arrivato, ci chiedi chi è che deve giocare, lo scoprirete fra poco, dato che ogni volta mi dimentico, giocheranno anche i cani di Lucky, nonché i favoriti del torneo. Organizza la stanza. Lu, ricorda chi gioca. Okay, adesso vi invito. Perché non c'ho il... Ciao Simo, ben arrivato. Lu, ricorda chi gioca alle 21 perché io non ce l'ho aggiornato. Anche Turks gioca stasera. Ok, ci siamo. Non c'è niente. Commentato il streamer, eccola. Mi gravo il nuovo. Mi sta sono live. Sono live, mamma. Fa vedere dove. Sì. Ben arrivato, Acus. Chi è Norberto, Luca? Che è una situazione segreta a caso. User left your channel.
Ok, abbiamo membro del Project Swag. Quindi sono Project Swag contro lo bruciato cane di Dubbi. Vabbè, subito, ottimo. Appena arrivata l'Edimico, Luzzecchino, Smartback, Jax Grandmaster, Telastez. Sono già tantissimi. Eccolo qua. Roberto è il secondo organizzatore, era amico mio. Il co-organizzatore del torneo. Dico se lo vedete entrare. Allora, però ragazzi dovete invitare. Aspetta un attimo sotto. User left your channel. Tanto è arrivato anche Luca. Luca 388, capitano di Project Swag. Buonasera Luca. E Team Laserone vincerà sto torneo. Non si sa mai. Non è una selezione segreta. Domani ci sono i tornei, sì. No, domani no. Ci no. Sono domenica. User left your channel. Ok, vediamo il team dei project. Già pronto. Si accingono i cani di Luki e si balla. Da quanto vedo, vedo che il Project Swag è al completo, che solo i loro avversari. A posto. A posto? Ben arrivato Gigi Coca-Cola con noi, un altro streamer notissimo italiano. Oh, grandissimo, che ci viene a presentarsi qui con noi. Demon Drago in chat che al posto che scrive se joinasse, dato che deve giocare adesso, oppure non deve giocare. Dai, che si parte bene. Breve. Vabbè, l'importante è che ci riusciamo finalmente. Ma che notizia, non mi si caga. No, vabbè. Oh, ma Gigi. Sto telefono. User left your channel. No, non gioco, è molto male, è un drago. Grazie a un nome impronunciabile, Scaff, per il follower.
Appena arrivato Igli. Appena arrivato Aux Destroyer. Tutta gente nuova stasera, mai vista prima. Siamo in ritardo di ben 20 minuti, non va affatto bene. Mirage e il team dei cani di Luke in ritardo, verrà penalizzato per questo. No, che dai, sono al completo. No, assolutamente è arrivato anche l'ultimo. Quindi siamo quasi pronti per iniziare. Diamond contro Silver, let's go. Ricordiamo che la skill individuale, il fatto che siano tutti Diamond, oh my god, OP, così, non vuol dire se gli avversari sono dei Silver, che però sono ben affiatati di squadra, giocano bene assieme, grazie a Digi per il follower, si giocano bene assieme, potrebbero contrastare la forza di un diamante, magari perdere la lane, ma vincere il team fight. Sicuramente, dato che ho un team ranked, il gioco di squadra sarà chiave per la vittoria. User joined your channel. Eccoci qua. Dunque, entrambi i team sono presenti. Aspettiamo solo il via di entrambi i capitani. Pronto, e cominceremo. Si parte, signori, let's do this. Allora, iniziamo a commentare. Primo ban a Venven, Rek'Sai jungler, bannato. O anche top. In ogni caso bannato per sicurezza. Nuovo champion della Riot, super mega OP. Oh, gli effetti mi stanno di merda. Jinx, come mai viene bannato Jinx, Montone? Beh, è un ottimo hyper carry, pusha benissimo, può pushare benissimo le torri, oltre a poter avere un grandissimo potere di trade contro la maggior parte dei AD carry. Certo, la mancanza di veri escape può penalizzarla, ma la compensa con due buoni CC. Il miglior distruttore di torri del gioco, possiamo dirlo, come AD carry. Nel frattempo viene bannato Gnarru. Yasuo ban più che leciti. Quindi, legittimi secondo Iber Carry bannato dal team dei Project Swag. Pantheon quindi viene subito negata la possibilità di una pressione su tutta la lane, su tutte le lane. Abbiamo notato che Pant è stato piccato almeno tre partite diverse. E anche Syndra. Anche Syndra è stata sempre piccata dal team del Project Swag. Tuttavia restano fuori. Dal team del cane abbronzato di Lucky. Restano fuori champion come Fizz, Morgana. Considerati OP da molte persone. Tanto Venven ci delizia con il pick di Annie, contrastato da GTA Fra con Leona. Kha'Zix è da un po' che non si vede nelle lande. No, abbiamo un Rengar. Abbiamo il suo diretto avversario nella sua storia. Lesin top, interessante. Wukong, cambiate idea. Sì, stanno optando per fra due ottimi ganker, tra l'altro. A meno che non dovrebbero cambiare le loro posizioni. E infatti no, Nailo sta ancora decidendo il pick. Allora, sì, adesso vediamo. Qualora piccasse Caitlyn, perché Nailo, ricordiamo che è il jungler del team dei abbronzato cane di Lucky, quindi sicuramente traderà con qualcun altro. Venven di solito gioca di carry, almeno che non K
cambino ruolo. Invece viene confermato il pick di Graves. Nel frattempo in chat si abbozzano i primi pronostici. Non temete, tra poco faremo lo straw poll in cui sarete protagonisti dell'oracolo della vittoria. Beh, comunque intanto sarà interessante vedere Malcolm Graves, il fuorilegge, contro Lucian, il purificatore. È vero, è vero. Sono eccellenti carry, con lo stesso range. Entrambi hanno ottimi danni da barsa a corta distanza. Entrambi hanno dell'ultimate che raggiunge una distanza veramente incredibile. Ed entrambi dispongono sia di DPS che di burst. Comunque a me come team composition sono più forti i Project. Secondo me, cioè, sono proprio molto più completi come team, più CC. Sono distribuiti bene, tank, assassin. Adesso vediamo, resta il mid laner da decidersi. Ora i pronostici sono un po' azzardati, però voto per il cane abbronzato di Lucky come team composition. Yorick. Yorick. Cosa ne penso? Ma un pick un po' particolare, di sicuro. Vabbè, intanto è quasi un bully laner, ha pochissimi counter in lane, forse ne ha soltanto uno, Cho'Gath per dire. Quindi la probabilità di vincere la lane è molto alta. Le sue debolezze sono che appunto non ha veri e propri CC, viene gankato molto easy, non ha escape, quindi deve guardare molto bene. Penso la propria che parte con pochissimi HP. Sì, è vero anche questo. Però niente, tuttavia l'ultimate di Yorick nei team fight è l'unica cosa che diciamo valida di Yorick alla fine. Vabbè, è un buon tank, ha un ultimate che nei team fight per far sopravvivere la P carry o la D carry molto buono, però diciamo non più di così non può fare, diciamo, non ha close gap, non ha niente, non ha nient'altro. Cioè nel team fight ulti la D carry, basta, sostanzialmente. Poi certo, è un buon un'altra tank. Un'altra opportunità a proprio D carry di continuare il suo fight non è di certo una cosa da buttare via. Ed essendo un bullo lane può disturbare il farm del top lane avversario. Ma la mancanza, diciamo, di un vero mobility che non riesca a colpire con i suoi wraith e anche di escape lo rende un po' suscettibile al fattore del gank. Sì, sicuramente è un safe pick, nel senso che non hai counter, fai la tua lane, farmi tranquillamente, devi stare molto attento ai gank, tuttavia. E così contro un tra l'altro strano che nessuno delle top laner delle due squadre abbia preso un teleport per dare un po' di utilità al team. Ah, e tra parentesi, Malphite mid AP, quindi sì, l'abbiamo già visto in azione. Sì, Malphite sì. AP mid. Guardate, anche l'assenza di Exhaust nel team cane abbronzato di Lucky, vogliono puntare su una kill lane e non hanno neanche, vabbè, Jarvan tank, però se lo vediamo buildato come l'ultima volta, te lo ricordi il Jarvan dell'ultima partita, l'avevano attaccato di Lucky, full AD, la build. Beh, di una aveva avuto un ottimo vantaggio nei early game, quindi poteva un po' approfittare di bullarsi dei suoi avversari in questa maniera. Però un Jarvan neanche senza una Junt Belt, non hanno tank se Jarvan non si builda tank, però se snowballano alla morte forse potranno non averne bisogno. D'altra parte una LeBlanc mid contro un Malphite ne ha bisogno di burst LeBlanc contro Malphite.
ma i danni di LeBlanc sono già alti fin dall'early game. Tra l'altro il loro potenziale di snowball è altissimo. Non so come i Project Swag riusciranno a mantenere in piedi il match. E i piccoli errori purtroppo li pagheranno, come hanno come il team del cane abbronzato di Laghi è riuscito sempre a sfruttare le debolezze e gli errori degli avversari. Sì, quindi si conferma il team di Venven, quindi con una maggior mobilità sicuramente di mappa eccetera, dall'altra parte contro una squadra dei Project dove con più CC, più tank, più da late game possiamo anche dire. Parte... C'è un po' di dissenso anche nella chat su riguardo il pick di Rengar. Come fai a piccare Rengar? Dove vanno con... Perché non gli piace Rengar? Non ho mica capito. Perché non gli piace Rengar? Personalmente non ho incontrato tissimi Rengar nelle team ranked. Anche se il suo potenziale di gank sia 6 che dopo il 6 rimane comunque buono, anzi eccellente dopo il 6. Cioè, rimane comunque l'unico assassin del team dei Project, quindi comunque è l'unico assassin che hanno, non mi sembra... Cioè anche nella, come nella team composition ci sta bene. Certo ci sta bene. Cosa notare è cercare di bloccare i movimenti di LeBlanc, grazie alla sua grande mobility. Allora ragazzi, c'è un'informazione che vedevo da nel team di Project Swag. Sì. C'è Mystical Panda che non è iscritto nel torneo. Questo già lo sapevamo da oggi pomeriggio, però ho parlato con l'altro team e a loro comunque gli stava ben uguale, perché tanto l'elo era uguale a quell'altro. Ho capito. Grazie per l'informazione. Se comunque i capitani erano a coscienza di questo e hanno accordato, noi non abbiamo nulla da ridire. Sì, sì, no, magari giusto perché magari la gente serve a vedere. D'accordo, grazie, grazie che ci hai informato. Bene ragazzi, abbiamo fatto lo straw poll, mi raccomando, come solito Montone, comunicaci l'esito. E intanto i nostri campioni stanno per essere evocati. I limiti della fontana stanno per essere rimossi, il match ha il suo inizio. E c'è già un flash utilizzato da cane abbronzato di Laghi. Chi è stato che non ho visto? Non ho fatto in tempo nemmeno io a vedere. Ma è solo Mirage alla fontana che forse ha problemi di connessione o sta ancora decidendo gli oggetti da comprare. E intanto c'è Lissine che subito va a invadere a controllare la situazione attuale. I suoi avversari non controllano l'entrata più vicina alla loro giungla. Ma anzi... Era di Kevin che il support si stanno chiusi sotto la loro torre. Anzi, ognuno è chiuso sotto la loro torre, lasciando solamente l'inizio verso la top lane del jungle dei Project Swag. Nessuno invade da parte invece da parte del cane abbronzato di Laghi, che invece si occupa invece dei propri buff. Quindi nulla di fatto per questo match. Si comincia a regolare. E si comincia, gli avversari sono tutti nelle proprie lane e i buff vengono subito consumati. Ok, ci sono, fatemi sistemare qua.
Vediamo già che Mirage mette subito pressione al primo livello contro Leona, approfittando, diciamo, della scarsa interattività dei primi livelli. E il Lee Sin e York se ne danno di santa ragione. Eh sì. Di sicuro Mystical Panda non si fa intimorire e ricambia un po' di danni. Subito un Ignite di Lee Sin che ha raggiunto il secondo livello e attenzione, forse riesce a concludere. No, le pozioni di Yorick la tengono in vita. Lee Sin ha fatto il livello 2 prima del proprio avversario. Anche Yorick chiude il secondo livello, quindi entrambi con pochissima vita e i propri jungle ancora vicino alla loro mid lane. Attenzione, bottom lane. Un ingaggio e lascia Lucian con pochissima vita. Nel frattempo top si è ripreso, la situazione si è ribaltata. Lee Sin ha finito le pozioni. Il grande sostegno di Yorick gli permette di stare in lane più tempo, mentre Jarvan cerca di approfittare di un gank, ma furbescamente farma abbastanza vicino alla torre. Vediamo che LeBlanc invece sta costretta al recall, non... Intanto c'è un ingaggio sulla bot lane. Lucian viene distrutto dall'alto burst. First Blood, attenzione. Quindi abbiamo subito il First Blood. Lo straw poll da 8 di a 1 per abbruzzato cane di Lucky. Addirittura. Questo non lascia molti dubbi sul vantaggio dei team. E tra i due mini continuano a scambiarsi toni fra di loro. GTA Pra si blocca su Grace, ma grave errore di disturbarlo al di là del fuori dal range della propria torre. Adesso Lucian si trova nuovamente 2 contro 1. Non so se hai notato, ma Malphite aveva il blu, quindi si vede che Rengar ha dato il blu a Malphite per aiutarlo nell'early game. Continua a disturbare il suo avversario, che può fare ben poco per contrastarlo. Quasi finito il mana, Iori. E c'è un gank di Jarvan che purtroppo arriva, ma non lo preoccupa minimamente. Attenzione, LeBlanc! Riverino che però è purtroppo a stare un po' indietro, dato che la sua passiva è stata annullata. Danni, attenzione! Attenzione! Non è riuscito a dare l'ultimo auto-attacco. Forse LeBlanc sarebbe morta. Che sfortuna per il team di Project Swag. 3-0 per loro. Però 3-0 per gli avversari. Che riesce a schivare e riesce a portarsi indietro la kill con un flash, però. Da proprio mid lane il tempo di non rimanere indietro con i livelli. Nel frattempo Rengar guadagna molta exp e farm mid. E Jarvan cerca di avvicinarsi in maniera sottile nella bot lane propria. Vediamo se questa lane gank sortirà qualche effetto. Altri festoni nella top lane che continua a mettere pressione. Da notare però, Lee Sin ha già recollato, Yorick no, e Lee Sin con più del doppio del farm rispetto a Yorick. Diciamo che Yorick si sta concentrando. Yorick è quasi imbarazzante, mette in seria difficoltà Lee Sin, mentre Malphite è costretta al flash. Tutte le lane sono outfarmate. Mystical Panda si mette in pericolose posizioni. Mirage e Grave si mettono rispettivamente ai lati della lane, impedendo qualsiasi forma di farm. Piperino che però prende anche un colpo di torre, ma è vicinissimo alla kill.
Darkness che è rimasto senza mana. Attenzione, esatto. Continuano ad attaccare Elisin. Attenzione, la kill! Non aveva nemmeno il mana per ultare Yorick. Che sfortuna qua. Bravo Elisin che ha capito tutto. È andato l'in con la kill. Nel frattempo mid Malphite con l'aiuto di Rengar prendo la kill sulle Blank. Partita ancora in equilibrio. Da vedere soprattutto che la situazione attuale abbiamo un top dei Project Borg che vince di farm e di trade, ma perde, diciamo, per problemi di mana. Non ha potuto ultare. Mentre il midlane di Project Swag con Malphite cerca di sfruttare adeguatamente i momenti in cui essere aggressivo e i momenti in cui deve essere difensivo. Mentre la bot lane è quasi a favore dei del cane abbronzato di Lucky. Altro engage, attenzione! Che però bloccano Lucian e lo distruggono con la loro combo. I danni. Niente da fare, Leona continua a essere aggressiva contro il proprio, avversario, ma non riesce a ottenere la ragione. Tarx purtroppo è costretto a restare sotto torre. Ultima card di Tibbers. Attenzione, attenzione. Sorpresa, vediamo se riuscirà a vendicarsi. Mi sa di no. Nel frattempo LeBlanc invade, Rengar sta per morire e muore. Malphite ulta un po' in ritardo. Non colpisce in tempo suo avversario. Sbaglia il focus. LeBlanc si salva, aiutata da Jungler, Neilo, Jarvan. Sink ottiene nuovamente un'altra kill su Yorick e firma, diciamo, la sua dominazione. Adesso Elisin con l'Hydra chiusa, o meglio la Tiamat, due kill, un sacco di farm, Yorick inesistente. Sarà dura. Quindi rivediamo la farm di entrambi, abbiamo uno Yorick che... Yorick che ha solo 18 di creeps. Errore mio, non sta vincendo di farm. Elisin invece che domina completamente. Non so se ha fatto bene Elisin a distruggere la torre top. In questo modo Yorick potrebbe giocarsela prudentemente, frizzare la lane sotto la... la torre è rimasta e giocarsela molto difensiva. Se invece Elisin non avesse preso la torre, avrebbe continuato a uccidere Yorick in lane e continuare ad incrementare il proprio vantaggio. Da notare che in 10 minuti Leona ancora non ha toccato il sesto livello, né un singolo minion per sfruttare il relic. Elisin continua, diciamo, la sua azione aggressiva e flash kick ed è vicinissimo all'uccisione. Attenzione Rengar, no. Yorick con due livelli di shutdown non poteva continuare a restare nelle vicinanze. Doveva ha regalato un'altra kill per Elisin. Avrebbe potuto salvarsi. Corre, mettono anche pressione sulla mid lane e rimane purtroppo in mezzo. Malphite shottato dalla bottom lane del cane di Lucky. La combo Ellie Graves è devastante, non lascia scampo a nessuno. Rengar muore. Ora ho capito perché Elisin ha preso la torre top, perché comunque nella loro strategia di squadra di il cane di Lucky, intanto vediamo un attimo il fight, Leona ci saluta, 4 contro 2. Dicevo, la strategia del team del cane di Lucky è quella proprio di pushare fast le lane, prendere gli obiettivi subito e chiudere il game il prima possibile, non dando la possibilità agli avversari. Hanno puntato direttamente a delle kill lane. Esatto.
lasciando l'utility, sì sì, finito i danni nelle mani di Jervan Quarto. Tra l'altro Mirage funge sia da engager che da disengager grazie al suo Aoi Stun. E siamo quindi a 12 minuti di partita. E Lee Sin i danni. Rengarello lo distrugge. Sono coordinati un attimo male i Project Swag. Solvun tutti top. Di uscire fuori, distrugge il muro, ma non fa in tempo e tenta il tutto per top. Primo Drake a 13 minuti e 25. Si nota un incredibile vantaggio di ben 8000 gold. Eh sì, il vantaggio inizia ad essere abbastanza alto. Questa è l'ennesima dimostrazione che il cane abbronzato di Lucky sfrutta ogni errore che possono covare e trovare. Attenzione, attenzione, sneaky, Annie LeBlanc. Annie e Oe prevengono la fuga. Implode questo camper di Annie. Lucian, Yorick, Leona provano a difendere il blu. 3 contro 2 arriva Graves. Devi 3 ulti di Leona per salvare il blu. Insetto di Annie. Engage, Malphite, ulti. Kill di Lucian su Annie. Jarvan arriva, muore Leona. E anche Yorick sotto i danni di Graves. Ben lancia la sua palla da pooling e riesce a portarsi dietro diversi kill. 1-2 a favore del team di Ven. Dai, va addirittura ai danni! Shottato Rengar, bravissimo questo Lesin. Lesin che conclude subito l'Hydra e il Pickaxe. Convinto che i suoi avversari non possono infliggere più danni di lui. Cinque torri a zero. In 15 minuti, una media di una torre ogni 3 minuti. I viewer chiedono i soldi Xioi per aver scommesso i Project Swag. Ma io non ho scommesso nessuno, anzi, io tifo il team. Di Ven, io non posso scommettere conti. Purtroppo le possibilità di recupero si adottano minuto per minuto. Ulti di Leona. Ennesimo errore di Leona. Non riesce a mandare a segno la sua R. Un po' pazzerella questa Leona, abbiamo visto, no? Lascia il suo AD carry. Attenzione su Jarvan. Prendono fuori posizione Jarvan che esce fuori. Di posizione, tutti in una posizione strettissima a favore solamente per il cane abbronzato di Lucky. Malphite ancora non ha l'ulti, ora ce l'ha, via, ne prende 3. Non hanno danno, non fanno tempo a sopravvivere. Lucian, l'unico superstite, si salva. Salvarlo e mette pressione e purtroppo non arriva con la sua Q. Usa tutto Lucian. Attenzione, flash di Ven, ma è senza mana. Non può continuare più di tanto il suo seguimento. Ventuno a 6. Abbiamo ancora toccato i 20 minuti di gioco. Sento il suono della chat di qualcuno
che scrive, ma Graves, non vedo. Graves si lamenta, diciamo, del titolo di mana di Graves. Ah, non, io non posso vedere la chat, purtroppo. È bene che scrive out of mana. Wow, red, please buff mana, Graves. Saban viene gankato e utilizza flash per uscire fuori dalla zona di minaccia. Il farm di Project Swag rimane lontano, poco sicuro per essere assicurato. Confronta a quello delle top lane, impressionante. Luca attiva la sua finale e viene subito dalla fine di Sin, che rimane 1 contro 4. Perisce. Lesin col quintuplo del farm di Yorick. Yorick aveva fatto un eccellente lavoro di balling, ma pessimo nel sotto il profilo del farm. L'assedio alla torre bot, tutto il team al completo. Del cane di Lucky. Sembra che siano pronti per un assalto, ma i danni di grave. Grace porta a segno un uccidione. Smaitato Rengar, morti tutti. La grande mobility di Jarvan e LeBlanc distruggono completamente i propri avversari. Ehi, in 2 secondi, impressionante, non ci siamo neanche resi conto di questo. E soprattutto 4 persone. Abbiamo toccato i 20 minuti di gioco e il Baron fa la sua presenza nella land degli evocatori. Lucian rischia. Rischia il suo support e ignora di possedere un Face of the Mountain vitale, no, per il salvataggio di Lucian. Avrebbe potuto salvarlo. Ha preferito correre dritto, ignorando di proteggere il proprio AD Carry. E Sviperino approfitta della sua grande mobility per allontanare Yorick dalle mura. Squadra del cane di Lucky col doppio dei gold degli avversari oramai. Il suo avversario, ma finisce l'effetto della sua ultimate. Manca. Grande schivata, ma purtroppo i danni. È inseguito da Lee Sin. Mamma mia, comunque un po' azzardato questo Rengar. Non può assassinare un grave con 8 kill. Tutto il tempo della sua ultimate e al tempo quando doveva saltare non aveva più a disposizione. Project Swag non sono abbastanza tank ancora. Da notare gli item di Leona, o meglio l'item di Leona. Privati di visione, privati anche di farm e buona parte anche di uccisioni, sono costretti a giocare a mo' di tartaruga all'interno delle mura. Rengar è l'unico che ha 3 kill, ma è morto anche 9 volte. Ecco, non può dimettere una pezza di trinket, ma anche gli avversari si preoccupano di questa evenienza. Dato più che Lee Sin salta oltre il muro e cerca di dare pressione.
Viperino che dà un eccellente potere di siege. Teona che si va a prendere fuori posizione fra 5 avversari e purtroppo muore. E Ben Ben disonora i suoi avversari con la sua ultimate. La build perfetta, aggressiva di Ben Ben. Con poco lifesteal, ma non gli serve. Match concluso con quasi 30 kg di vantaggio. Disfatta totale. Victory, niente dai, diciamo un game abbastanza a senso unico qui. Ho visto diversi cose che non mi sono piaciute al team di Project Swag. Non dico tanto a livello di team play, vabbè, anche, però anche quanto a build, scelte di gioco, scelte di tutto un po' sbagliate. Poi qui ovviamente noi non siamo qui a commentare, a cocciare i giocatori, le squadre, non potrei neanche farlo. Esattamente no, anzi faremo direttamente le nostre domande ai due capitani per capire cosa è andato giusto e invece cosa invece no. Esatto. Vediamo se ci passano su TS, se arriverà qualcuno. Nel frattempo il canabronzato di Lucky esce incolume dal girone con ben 3 vittorie e nessuna sconfitta. E passa alla fase di selezione dei gironi. Sono ancora in pensiero per il pick di Yorick top. Non è un pick che almeno consiglio personalmente preso alla leggera. Ragazzi, ditemi voi quando ho fatto i capitani, eh? Adesso siamo già pronti. Okay. Allora, Luca 388, capitano dei Project Swag. Ciao. Eccoti qua. Ciao Luca. E Ben, il capitano dell'abbronzato cane di Yuki. Eccolo qua. Buonasera, Ben. Carissimo, allora, prima, scusate, interrompo un attimo. La bruttata gara di Yugi con sta partita ha passato il turno, quindi già sta ai quarti di finale. Ottimo, congratulazioni. Bravi, allora. Bravi. Grazie. Niente, cosa ci raccontiamo qua a Montone? Un'altra... Io direi di cominciare direttamente con il capitano dei Project Swag, a partire, diciamo, dai pick e dai ban. Ora, i ban, diciamo, ci siamo... La partita precedente che... soprattutto anche dai campioni che hanno usato in queste ultime... Devo interromperti, Luca, purtroppo non riusciamo a capire molto bene quello che vorresti esprimere. Anch'io. Si mantenere il microfono attivo? Sentiamo purtroppo a scatti. Sì. Probabilmente mi sa che è un problema di lag. Allora, per i ban abbiamo deciso di calcolare le ultime partite che hanno fatto e guardare che campioni usavano e l'ultima partita di torneo. Mm-hmm. E siamo arrivati a questa conclusione di fare questi ban. C'era anche gente che diceva bannate le blank, però solo 3 ban abbiamo. E niente, i pick abbiamo cercato di counterare con Yorick, però Yorick, diciamo che loro sono... presentato una scelta inusuale come top laner. Sì, diciamo che abbiamo pensato proprio oggi di fare questa scelta. Poi avevamo deciso di cambiare top laner, però avendo visto il counter del personaggio che avevano. Ho visto che la vostra bot lane ha sofferto moltissimo le fasi iniziali del gioco per poi perdersi completamente. A cosa è dovuto? Penso sia stato un fattore come l'altra partita, un po' la crisi. Può anche sapere che eravamo contro giocatori veramente molto forti. Cosa poteva cambiare le sorti contro un team già ben consolidato e con molta esperienza nella solo queue? Diciamo che era una partita a senso unico.
probabilmente, cioè, era sicuro che vincevano, erano nettamente più forti di noi, però dobbiamo fare di meglio, forse giocare un po' più di squadra. Ah, Capito? buona osservazione. Molto Tu cosa ne onesti. pensi, Xioi? Niente, sì, concordo comunque con quello che ha detto. Forse, beh, comunque in generale, mai farsi comunque spaventare dall'avversario. Poi sì, loro sono anche i favoriti del torneo. Comunque, voi avete fatto quello che avete potuto. Rengar ha fatto delle ottime. Vabbè, che Rengar sei te, fra l'altro, Luca. Niente, hai Sì. fatto delle buone gank. Le prime due kill sulle blank e anche l'altra su così era, sulle Zin. Comunque. Fatto quello che hai potuto, poi aiutare tutti ovviamente è stato molto difficile in quanto ogni lane diciamo perdeva autonomamente. E niente, voi diciamo che eravate un team più da late game, molto più tanky, molto più con più CC eccetera. Gli avversari hanno sfruttato il loro punto di forza, ovvero la loro forza early mid game, e non siete riusciti a resistere, diciamo. Niente. Posso una cosa? Diciamo Dimmi, dici. che con la bot non sapevo nemmeno come gankarla, perché essendo che erano già abbastanza fidati e forti, sono che se ti ogni volta che provavo a gankare avevano tutta vita, cioè sarebbe stata una tripla regalata. Sì. Non sapevo nemmeno come gankare. Ah sì, in quei casi, boh, almeno io che sono main jungler anch'io, bisogna scegliere di, diciamo, assistere, babysittare la top o la mid, comunque, cioè concentrarsi su una lane o su due lane e cercare di favorire quella. Però capisco la sensazione. Niente, invece Benven cosa ci racconta? Partita eccezionale, uno score impeccabile, 10-0, l'unico ad essere mai stato ucciso. Il mio team, un gruppo di feeder. È vero. Li hai riportati fine partita? Ah, Assolutamente sì. Vorrei hai fatto bene. fare di nuovo un complimento per il top laner che aveva un po' sofferto i primi minuti di gioco per poi completamente ribaltare la situazione contro il suo avversario. Sì, No, è non so vero. assolutamente cosa è successo nelle altre lane, ad essere sincero, non ho guardato. Niente, ti diciamo Ci solo che sono Lesin. che in bot siamo concentrati su una combo burst con Annie e Graves e ha funzionato perché nemmeno Leona già dai primi livelli riusciva ad resistere. Come facevate effettivamente a creare una tale sinergia nella bot lane? La sinergia dov'è? Marilena flasha da solo e nessuno lo segue. La fantastica sinergia. No, comunque alla fine lo stun di Annie dura boh, un secondo e mezzo circa. Quindi Graves col dash ha tutto il tempo di andare avanti e tirare le sue spell. Non è una lane complessa. È Certo, una anche perché ho volta. notato già dai primi livelli che Annie cominciava subito a bullarsi di Leona. E una volta, sì, una volta raggiunto il vantaggio, già con le prime kill ho recollato, ho fatto un brutalizer, un oggetto super aggressivo dell'early game. E a quel punto è difficile riuscire a resistere con una lane in genere, basta uno stun e uno dei due chiunque moriva. E poi come ha detto anche Luca, anche venendo bot li avremmo uccisi tutti e tre, burstati istantaneamente. Abbiamo visto che anche però nella mid lane ci sono stati un po' di problemi per le Blank a superare, diciamo, il conflitto con Malphite. Sì, se non sbaglio è stato anche gankato da Rengar qualche volta. Al 6 sicuramente è stato gankato perché ha ultato e poi è morto anche altre volte. Però in generale, poi andando in giro per la mappa, è riuscito a prendere kill. Secondo te, Benven, quali sono stati, diciamo, gli errori degli avversari in base al pick e in base a quello cosa hanno fatto in teamfight, che hanno scaturito l'effetto snowball per la tua squadra? I pick, bene o male, erano buoni. Yorick non dovrebbe cavarsela male contro Lee Sin. In bot lane, Leona comunque abbastanza tanky, più o meno
può anche resistere a un burst del genere. Forse Nid Malphite non è proprio il massimo. Perché non è molto tanky di base Malphite, e non fa nemmeno troppi danni, quindi contro le blank non so quanto buono possa essere. Se fosse stato un melee AD assassin mid, Malphite sarebbe stato comunque un buon pick. No, è difficile, alla fine di assassin melee AD ad oggi si usa Zed, e Zed riesce a sopravvivere contro qualsiasi lane praticamente. Non so, alla fine mid con molti matchup sono skill matchup, quindi non c'è una vera e propria counter. Va bene, aspetto il ritorno di Xioi. Per quanto riguarda il fight, spesso noi eravamo di più e abbiamo preso kill così un po' a caso, sfruttando il sovrannumero. Niente, una domanda, un po' sia dai viewers, un po' una curiosità mia. Questa leona, se tu dovessi dare un consiglio a una leona, diciamo, cioè, come si gioca contro un Annie e Graves che hanno un potenziale di burst, così così, cioè, come dovrebbe giocare una leona? Anch'io in primis sono interessato a sapere come contrattaccare un Graves Annie, come avrebbe dovuto comportarsi gli avversari. Cos'è che questa leona non ha fatto di...